Sud in fiamme, in Sicilia e in Campania le situazioni più critiche, con diversi roghi che stanno minacciando le zone abitate, famiglie sfollate a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, piccolo comune ai piedi del Vesuvio e Torre del Greco. E qui, nell'area vesuviana, la situazione è più allarmante, con un fronte di fuoco che si estende su circa 2 chilometri di lunghezza, tanto da sembrare un'eruzione con il fumo che sovrasta l'intero golfo partenopeo. Tra le province di Napoli, Salerno e Avellino si contano circa 100 incendi che stanno impegnando oltre 600 uomini tra personale della protezione civile, dipendenti della SMA e volontari, oltre ai mezzi aerei. Sul fronte siciliano, dove per Messina è stato convocato un tavolo tecnico e Crocetta chiede lo stato di calamità naturale, l'emergenza incendi non si placa con vari fronti di fuoco: Catania, Enna e Trapani le zone colpite. L'emergenza incendi investe un po' tutta l'Italia, fiamme sul Gargano e alla periferia di Foggia, nel Bolognese, nei boschi di San Silvestro a Marzabotto, a Rimini, in località Gemmano, e a San Pietro Vico, a Lucca, dove sono andate in fiamme diverse rotoballe in un capannone adibito alla produzione di carta. 80 gli incendi segnalati anche a Roma e provincia.